Ciao a tutti e bentornati in Tessina News. Amanti del do it yourself, delle creazioni handmade, aprite bene le orecchie perché c'è una novità meravigliosa per voi. Che siate appassionati di gioielli, elementi decorativi per la casa o moda, abbiamo l'articolo perfetto per voi. Presentiamo oggi infatti una serie di catene perfette per esaltare la bellezza e l'unicità dei vostri progetti artigianali. Analizziamone alcune nel dettaglio, ma poi a voi scoprirle. Vediamo giusto alcune catene presenti sul nostro sito, poi successivamente nella clip avrete modo di vedere tutte le tantissime diverse varianti presenti. La prima cosa da dire è che tutte le catene vengono vendute esattamente così, vale a dire in roll. Ebbene sì, parliamo di roll da 5 metri. In questo modo potrete tranquillamente utilizzare solo la lunghezza di cui avrete effettivamente bisogno. Questa che abbiamo preso in variante nera è la catena 7x5, poi disponibile anche nelle varianti argento, oro e bronzo. Molto leggera, perfetta anche magari per gioielli, può essere tranquillamente utilizzata, a differenza di quest'altra che invece è molto più pesante. Infatti questa è la catena 9x7 diamante, che pesa, pensate, ben 480 grammi, sicuramente molto resistente, per questo utilissima anche come ad esempio tracolla per borse o pochette. Vediamo adesso invece delle catene un po' più particolari, dal design sicuramente più robusto, con una finitura più anticata, perfetta per gioielli boh chic o comunque anche elementi decorativi dallo stile un po' vintage. Questa ad esempio che vedete qui è la catena 11x7. Diamantata, eccola qui, la vedete con questi piccoli dettagli che davvero fanno la differenza. E un'altra invece è questa, molto più delicata, ed è invece la catena 13x10 a forma di rombo buccerellato, eccola qui, la vedete, davvero molto molto carina. Anche queste ovviamente, ripetiamo, sono tutte vendute in roll da 5 metri. Vediamo invece adesso queste che sono delle catene a maglia, con una maglia decisamente più larga, perfette per borse ma anche per cinture oppure elementi decorativi per indumenti, davvero versatili e per chi cerca un accessorio di carattere. Questa che vedete qui ad esempio è la catena 20x14. Tandem doppio anello, eccola qui, ha appunto un doppio anello e su uno di essi ci sono anche queste lavorazioni, mentre l'altro è perfettamente liscio. Questa invece è la 18x13, martellata, dal carattere decisamente più rock. Oppure ancora abbiamo questa che è la 21x12, squadrata intrecciata, guardate davvero la particolarità di questa catena, ma vediamo anche tutte le altre presenti sul sito perché sono davvero tantissime.
Le avete viste? Sono davvero tantissime, più grandi, più piccole, doppiate, martellate, diamantate, ce ne sono davvero per tutti i gusti, ognuna con una piccola caratteristica in modo tale da poter rendere la vostra creazione davvero unica. Le catene poi possono essere utilizzate per realizzare ad esempio delle tracolle o comunque dei manici, soprattutto con quelle più pesanti, per delle borse o per delle pochette, come decorazioni su elementi della casa o anche su capi di abbigliamento. C'è chi li utilizza per gioielli, quelle più leggere possono essere tranquillamente utilizzate anche per questo. Sulle scarpe, insomma, il dettaglio che fa la differenza. Vi diamo anche alcuni consigli utili. Consigliamo sempre di riporre ogni singola catena all'interno di uno scomparto, di una scatola, in modo tale che non si aggrovigli, di conservarle in un luogo asciutto, perché l'umidità può comunque causare ossidazione. E infine di pulirle delicatamente con un panno umido e quindi lontane da prodotti chimici. Ricordatevi quindi di prendervi cura anche di queste catene, in qualsiasi modo voi decidiate di utilizzarle, perché comunque farlo significherà garantire una maggiore qualità e durata delle vostre creazioni handmade. E io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, ma di seguirci anche su tutti gli altri social e ovviamente iscrivervi sul nostro gruppo Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo meraviglioso articolo Tessiland. Ciao!